dallo stadio Medici con mister Nicoletti al termine del match congiunto contro il Salernum Baronissi. Mister, un avversario di livello superiore rispetto a quello di 7 giorni fa, un test terminato con il punteggio 3-1. Ti faccio la stessa domanda, ma avendo giocato con un avversario ovviamente di categoria superiore, voglio capire un po' quali sono le tue sensazioni appunto al termine di un match del genere. Sono contento perché abbiamo aumentato di un gradino sia il livello fisico che il livello tecnico delle giocate. A prescindere dalla caratura dell'avversario, l'importante è aver visto quello che proviamo, come l'abbiamo fatto giovedì, e questa che è la cosa più importante. Ecco mister, è una squadra che ha già dato l'impressione da questi primi appuntamenti, lo ha confermato anche oggi, che ha tanta qualità in avanti, insomma davvero può far male in qualsiasi momento, ma anche grande solidità a livello difensivo. Sì, è una squadra costruita bene, completa in tutti i reparti. A mio avviso, almeno quello che abbiamo visto fino ad oggi, di un buon livello tecnico. Dobbiamo crescere di condizione, è normale, in questi giorni si fatica tanto e dobbiamo continuare a lavorare. Conoscendoti bene però immagino che ti sarei arrabbiato un bel po' su quella ingenuità del 2-1 che probabilmente sarebbe stata evitabile. Lo sai come la penso, preferivo prendere gol su un'azione, su una giocata importante dell'avversario, però purtroppo gli errori ci stanno, speriamo di farne sempre di meno e di non prendere gol. Grazie mille mister. Un'ultima cosa, sì. È terminata, quindi ne approfittiamo anche per fare un bilancio di questa prima settimana di ritiro e poi ovviamente da domani comincia l'ultima qui a Polla. Sì, la facevamo con i collaboratori stamattina, sembra che questa settimana sia volata molto facilmente, un segnale positivo, vuol dire che c'è armonia, il gruppo è coeso e si lavora bene.